Ciao a tutti, bentornati in una nuova puntata della rubrica La Nutrizionista Chilometro Zero. Io sono Raffaella Bocchetti, una biologa nutrizionista, e in questa rubrica vado a incontrare i produttori locali, i cuochi contadini della rete di Coldiretti, Campagna Amica e Terra Nostra. Oggi siamo in compagnia di Isabella Servistrini. Ciao, ciao Isabella! Ciao Raffaella! Siamo nell'agriturismo Pieve del Colle a Urbania. Oggi parleremo della farina di farro. Sì. Il farro è una delle varietà più antiche di frumento che l'uomo ha coltivato ed ha delle proprietà molto importanti. Infatti è ricchissimo di fibre, quindi queste fibre sono in grado di legare l'acqua e quindi danno tantissimo senso di sazietà. Queste fibre sono in grado di ridurre l'assorbimento nel tratto gastrointestinale di grassi e di zuccheri. Per questo utilizzare la farina di farro per preparati come il pane, la pizza, la pasta è ideale per chi vuole seguire una dieta ipocalorica. Inoltre la farina di farro è ricchissima di fosforo e di calcio, quindi adatta ai bambini, alle donne in gravidanza e alle donne in menopausa. E inoltre è ricca di proteine, quindi ci dà forza, ci mantiene la massa muscolare. Quindi va bene anche per le persone anziane che hanno bisogno di un sostegno. Oggi cosa ci prepari con la farina di farro, Isabella? Le crepe di farina di farro. Ho preso quella integrale che così è più ricca di fibre. E quindi noi il farro lo coltiviamo per dei consorzi locali, biologici, perché tanto le Marche si sa che è stata una delle prime che è partita nel biologico. Tutti i prodotti integrali sono importanti che siano biologici. Perché? Perché nel prodotto integrale noi manteniamo la crusca, quindi la parte esterna, dove si accumulano i contaminanti chimici, quindi l'eventuale utilizzo di pesticidi o fertilizzanti. Certo. E quindi nel biologico non si utilizzano e quindi noi lo possiamo... Andiamo sul sicuro. Quindi facciamo le crepe, quindi per una sana colazione. Sono veloci da fare, quindi noi mamme oppure qualsiasi sportivo, persona che abita da solo, in 5 minuti se le prepara. Quindi una colazione energetica e molto saziante. Sì, prendiamo un uovo, lo sbattiamo. Le uova sono le tue, Isabella? Sì, sono le nostre, delle nostre galline. Che razzolano libere, che mangiano il nostro orzo, il mais, il favino e razzolano in giro. Quindi ricordiamo sempre che è molto importante, la qualità nutrizionale delle uova dipendono sostanzialmente da come vengono allevate le galline e da cosa mangiano soprattutto. Certo, quindi cose nostre. Partiamo, uovo, il latte. Ci mettiamo un pizzichino di sale. E poi dopo i nostri 50 grammi di farina di farro integrale macinata a pietra, già setacciata, in modo che non fai grumi. E poi se facessero i grumi andiamo con un mini pinere e ce li togliamo. Ah, questo è un trucco da cuoca! Un barbatrucco! Bene! E quindi ce la lasciamo bella amalgamata, tutta senza grumi. La lasciamo poi, una volta amalgamata bene, la lasciamo a riposare una trentina di minuti, quindi la possiamo preparare anche la mattina, ce la lasciamo nel frigo, la mattina ce la togliamo, facciamo delle crepe insomma calde, belle fumanti. Come vediamo è una consistenza di una pastella e quindi le nostre crepe sono pronte per andare a riposo. Quindi prendiamo il nostro burro chiarificato. Ecco qua, la nostra crepe ormai è pronta. Quindi abbiamo preparato le crepe, sono pronte, le abbiamo cotte, quindi ne facciamo una dolce, no? E quindi abbiamo preso la nostra confettura di cachi, che nel periodo in cui ci sono facciamo i cachi dove li hai presi? Nel nostro vigneto. Ah, vediamo proprio che a centimetro zero! Sì.
abbondiamo, no? Si può, Raffaella? Sì, per colazione assolutamente sì. Ricordate, colazione da re, pranzo da mercante, cena da mendicante. Bene. Quindi adesso facciamo una colazione, forse non è una colazione, questo è un pranzo, no? Diciamo. Per chi ama, facciamo... è un'alternativa per chi ama colazione salata. Ecco. E quindi prendiamo un bel pecorino dei nostri produttori, che ne abbiamo tantissimi nelle Marche. Quindi abbondiamo 3 fettine, ci abbiniamo la nostra confettura di cipolla. Che cipolla, dai, e formaggio è sempre ben gradita. E poi ci facciamo la nostra versione salata dolce, in modo che con il nostro... Facciamo questo, è veramente da re, eh? Come hai detto adesso, devo dire proprio da re. Bene, e buon appetito! Per la ricetta della domenica, Isabella, cosa ci proponi? Strozzapreti con un pesto di cavolfiori, broccoletti, anche di tanti colori, che ci piace mettere giù nell'orto delle cose nuove e anche belle da vedere. E quindi strozzapreti con farina integrale, di farina macinata a pietra, questa è un integrale, dell'acqua bella calda e del sale. Quindi il procedimento è: versiamo la nostra farina, in questo caso è 1 chilo, 600 grammi della nostra acqua bella calda. Quindi deve essere calda, calda l'acqua. Calda, sì, perché deve attivare subito il glutine e vediamo che viene subito bella collosa. E poi dopo sciogliamo la nostra acqua, facciamo amalgamare bene la nostra farina, che il farro, si sa, essendo integrale, ha bisogno assorbe, di tanta acqua. Sì. Quindi il rapporto 1:10 circa, nel rapporto, 1 chilo sì. di farina per 100 ml d'acqua. Ok. Quindi abbiamo quasi ultimato di amalgamarla, ce la prendiamo nella nostra spianatoia in modo che finiamo di sistemarcela. Deve essere un impasto bello morbido, eh? Okay. Non è un impasto duro, l'impasto degli strozzapreti. Deve essere lavorata a lungo? No, no, non c'è bisogno di lavorarla a lungo, perché è un impasto, come dicevo, bello morbido, ma subito c'è l'integrale, quindi non deve attivare glutine. Non abbiamo voglia, non abbiamo bisogno di renderla sottile sottile come la tagliatella, quindi... Non c'è bisogno che attiva la maglia glutinica, no? Quindi è anche veloce da fare, sì, la domenica. Sì, sì, infatti ci possiamo divertire, no? Con marito, se ha voglia di stare con noi, con figli. Ecco, sì. È un modo, quando facciamo i laboratori di fattoria didattica, questo lo facciamo sempre con noi, i bambini, anche con le famiglie, che spesso rimangono qua e hanno voglia proprio di fare qualcosa. E quindi ci mettiamo anche fuori, sotto il gazebo, no? E ci facciamo gli strozzapreti. Quanto deve essere spessa all'incirca? Beh, all'incirca andiamo fino a, diciamo, 2 mm, 3 mm, non deve essere molto sottile. Quindi vedrete che ci fermiamo molto presto e poi con gli attrezzi di adesso, insomma, ci aiutiamo subito a farla. Vedi come viene, no? Subito, senza difficoltà. Quindi abbiamo finito di stendere la nostra sfoglia, no? L'ho stesa adesso molto velocemente. Prendiamo il nostro attrezzo magico per tagliare tutte le nostre striscioline, che poi dopo dobbiamo prendere. E quindi, come vedrete, sono molto veloci da fare, no? Lo prendiamo, schiacciamo in alto i due lembi e poi prendiamo, arrotoliamo e con la lunghezza del nostro palmo le stacchiamo. E quindi dai, facciamo gli strozzapreti. Un bel piatto nutriente, saziante. Un piatto unico. E poi vedremo come condirli. Sì, con cavolfiori, broccoletti e noci. E per i più gossuti un po' di guanciale croccante sopra.
se la nutrizionista ce lo consente, la domenica. Il piatto della domenica, va bene. Tutti gli ingredienti che abbiamo utilizzato in questi appuntamenti si possono trovare direttamente nei punti vendita delle aziende agricole oppure nei mercati di Campagna Amica della provincia di Pesaro Urbino. Allora, l'acqua sta bollendo, è salata, possiamo mettere i nostri broccoletti che hanno 12-14 minuti di cottura, gli strozzapreti ne hanno 4-5, quindi andiamo a mettere tutti i nostri broccoletti. Loro si stanno intanto cuocendo una parte, poi procediamo con fare il nostro soffrittino per prendere i nostri strozzapreti e rosolare la nostra pancetta. L'olio è un buon olio extravergine di oliva che prendiamo dai produttori locali perché nella nostra zona non prende. Ne lasciamo un pochino qui di aglio per insaporire il nostro olio e poi ci riscaldiamo bene la nostra padella per poter rosolare la pancetta. Basta avere un po' di pancetta croccante per dare il nostro contrasto con la cremosità che creerà il nostro pesto di cavolfiori, noci, olio, un pezzettino di aglio e un pochino di formaggio. Andiamo con i nostri strozzapreti appena fatti, morbidi morbidi. Alla Raffaella, la nostra nutrizionista, gli facciamo un po' abbondanti, che tanto di domenica ci lascia un pochino liberi. Iniziamo a preparare i nostri ingredienti per il bicchiere dove andiamo a fare il nostro pesto. Quindi ci mettiamo le nostre tre noci, uno spicchio di aglio, un pochino di olio, un pochino di buon pecorino. Quindi i nostri strozzapreti sono venuti a galla, i broccoletti uguali, ormai sono al dente, però insomma possiamo prenderli. Spegniamo il nostro fuoco, li mettiamo nella nostra padella dove abbiamo iniziato a rosolare. Ci preleviamo dei nostri bei cavolfiori di tutti i tipini che ci facciamo il nostro pesto. Si sente già il profumo di tutti gli ingredienti ben amalgamati. Quindi i nostri strozzapreti sono pronti, sono stati ben amalgamati nell'olio e l'aglio, il nostro pesto è pronto, questo bel colorino verdolino con tutti questi ingredienti e le noci. Ne mettiamo un pochino dentro e anche per legare bene i nostri strozzapreti. Li facciamo belli cremosi, gustosi al palato. Quindi i nostri strozzapreti sono pronti. Un po' di bella pancetta croccante. Diciamo sopra. Che questo piatto, anche se è abbastanza gustoso, però è abbastanza nutrizionalmente bilanciato, perché abbiamo dalla parte la pancetta che è un po' più grassa, però abbiamo i cavoli che hanno delle caratteristiche benefiche, diciamo che neutralizzano un po' la pancetta. I nostri grassi saturi. Ecco. Ringraziamo Isabella. Grazie a te Raffaella. Vi ricordo che le ricette, le video ricette le trovate sul mio blog www.lamiabiologanutrizionista.it e sui social di Col Diretti Marche, Campagna Amica e Terra Nostra. Ciao a tutti e alla prossima puntata. Ciao.